Sì, questa è diventata oramai una tradizione che manteniamo proprio per il grandissimo valore turistico di questa strada che possiamo definire senza paura di essere smentiti come una delle strade bianche più belle del mondo. Sicuramente in Europa non ha eguali e questo ce lo dimostrano le tantissime testimonianze, attestazioni di operatori turistici, anche operatori del mondo televisivo che vengono a fare riprese su questa strada proprio per testimoniarne l'altissimo valore paesaggistico di unione tra due paesi, Italia e Francia, e il grandissimo valore simbolico di unione tra culture diverse ma che si uniscono in montagna. Come tutti gli anni noi facciamo questa giornata promozionale per attirare gente e soprattutto per avere quello che abbiamo avuto riscontro in questi anni, di avere gente che porti dei soldi, che si fermi qua nelle nostre zone. È un importante veicolo Allora, il per il programma turismo, è prevede che tutti importantissimo insieme e noi partiamo abbiamo da bisogno di Cabana, gente perché col colle di avanti tenda chiuso Bicocca, purtroppo tenda avanti Pugliese, siamo Bicocca, veramente in carenza, abbiamo un centro e poi ci 40% in dirigiamo verso meno Foppa, di entrate centrale rispetto a quello interna che erano e gli poi scendiamo anni sulla via Lussa, pre-alluvione, prima più della dell'alluvione. Cabana. Ah, la via del sale è proprio il segno della fratellanza che c'è tra una parte e l'altra del Colle di Tenda. Abbiamo qua un gioiello che siamo arrivati assieme, siamo arrivati assieme a fare qualche cosa per la pace. Strada fatta per dividere po le popolazioni a del fine di guerra e noi ne facciamo una strada per il turismo. È una strada che tutti devono venire a scoprire. È proprio un gioiello che abbiamo. Ma un momento importantissimo è il collegamento Italia-Francia, Liguria-Piemonte, quindi una strada importantissima e che porta economia. Aumentiamo il PIL. Sì, abbiamo, prima di tutto siamo in una fase di attesa per quanto riguarda i progetti Alcotra presentati a febbraio e quindi attendiamo fiduciosi l'approvazione di questo importantissimo progetto che coinvolge noi, piemontesi, la Liguria e anche la Francia. Quindi questo darebbe veramente un'ulteriore spinta a tutto il sistema delle ciclovie delle Alpi del Mediterraneo. Ovviamente ci aspettiamo un parere positivo perché addirittura i comuni interessati sono stati ben 47 che hanno dato la propria adesione. E la Tiele come sempre promuove quella via del sale che è una delle vie più belle che abbiamo in provincia di Cuneo, ma anche al mondo penso. È quella via che ti crea emozioni. Oggi noi nel campo turistico dobbiamo creare delle emozioni per avere delle attrazioni turistiche sul nostro territorio. Noi lavoriamo in questo campo ormai da diverso tempo e soprattutto il nostro riposizionamento turistico è stato proprio con gli eventi sportivi e questo è un evento sportivo importante che penso porterà tantissimo nelle nostre valli. Beh, è una giornata importante perché come tutti gli anni si celebra questo momento promozionale su uno dei percorsi più belli del mondo, che è la Via del Sale, questa strada meravigliosa che unisce i paesi transfrontalieri, che ci unisce con la riviera e accompagna le montagne a tuffarsi nel mare. Grazie a questo progetto che è nato nel 2010, di una strada pedaggiata, regolamentata, totalmente turistica, con accessi limitati, ovviamente contingentati ai mezzi a motore, nel numero massimo di 80 auto e 120 moto che pagano, come pagano anche le biciclette, 1 euro, si riesce a gestire, a mantenere e fare una manutenzione costante su un patrimonio straordinario. Da qui è figlia di questa strada la legge 9 del 2020 della Regione Piemonte, che ho fatto io, a mia firma, che ogni anno finanzia le strade turistiche del Piemonte e le promuove. La Via del Sale è uno straordinario strumento di promozione turistica che collega le Alpi al mare. Una bellissima traversata di una strada bianca che è molto ben tenuta, molto ben curata anche grazie ai fondi regionali che riesce a far confluire i turisti italiani alla Francia e viceversa. È una delle mete di promozione turistica che fanno grande la provincia di Cuneo, soprattutto per quanto riguarda il turismo outdoor. Assolutamente sì, perché essere qua non è semplicemente essere qua per la Via del Sale, ma essere proprio per tutta la regione per far capire quanto sono importanti queste strade bianche, quanto sono importanti questi collegamenti lenti, perché quando uno partecipa a questi eventi capisce quanto è bello anche poter vivere la natura in modo leggermente diverso, che non è semplicemente quello della camminata, ma è proprio quello della pedalata. E pedalare in montagna fa bene,
ma soprattutto fa bene ai nostri territori, perché il turismo che si sta creando attorno a questo, questo indotto, che è proprio quello delle bike, del turismo lento, è un indotto che negli anni crescerà sempre, tant'è che adesso attorno al mese di settembre dovrebbe uscire un bando importante con circa 10 milioni di euro proprio per andare a valorizzare le ciclovie, e senza contare tutte le strade bianche che sono già finanziate a livello regionale, perché è una nostra indicazione che abbiamo dato fin dall'inizio col collega Paolo Bongiovanni, che vogliamo continuare a dare, perché abbiamo capito che è veramente importante far turismo in questa direzione.